Ciao a tutti, sono Eleonora di Associazione ARA. I vostri genitori, i nonni, le maestre e gli insegnanti vi avranno spiegato che il 25 aprile è una data molto importante per l'Italia, perché si festeggia il giorno della liberazione. Infatti, il 25 aprile del 1945, l'Italia fu finalmente libera da quegli eserciti, anche dei nazisti, che volevano occupare il paese, avevano portato guerra e distruzione e volevano controllare la nostra bella Italia. Questa liberazione è stata possibile grazie all'impegno anche di molte persone coraggiose, studenti, insegnanti, cittadini normalissimi, non soldati, che si sono messi in campo, in gioco, che hanno deciso di combattere per la libertà dell'Italia. Noi li chiamiamo partigiani. Oggi vogliamo fare con voi un gioco per festeggiare la liberazione. Sono passati 75 anni da quel 25 aprile del 1945. Vogliamo raccontarvi la storia di Fulmine, il cane coraggioso, e del suo amico Nico, il giovane partigiano. Noi vi racconteremo la storia e voi potrete inventare il finale. Voi ci racconterete come va a finire. Come? Ve lo diciamo alla fine del video. Mi raccomando, tutti attenti a questa storia, eh? Mi presento, sono Fulmine il Bastardino. Mi vedi lento perché ho tanti anni addosso, ma in passato correvo da ghepardo e anche nel fiume ti fiutavo un osso. Non ho padroni, ma un vero grande amico con cui ho diviso una vita avventurosa. La storia che ti voglio raccontare comincia quando il sole è tramontato e la famiglia si riunisce per mangiare, raccontandosi il giorno ormai passato. È sera a casa di Nico e Fulmine aspetta che il suo amico gli dia la pappa, ma la famiglia di Nico è in agitazione, sono tutti molto preoccupati perché è arrivata la notizia che domani gli eserciti dei nazisti arriveranno a occupare il loro paese. Nico è preoccupato, il fratello Aldo, che è partigiano, è già andato via di casa a combattere contro i nazisti e lui vuole raggiungerlo per portargli il messaggio. Così decide di partire. E Fulmine è molto preoccupato che il suo amico, così giovane, si metta in cammino da solo. Vuole andare con lui, ma Nico gli lega un grosso fazzoletto rosso al collo, proprio uguale a quello che porta lui, e gli dice: «No, amico mio, devi stare qui perché è pericoloso, stai a casa al sicuro». E se ne va. Fulmine, molto triste perché è stato abbandonato dal suo amico Nico, comincia a pensare: «Ce la farà? Riuscirà a portare il messaggio? Sarà attento?». E così, anche se è un cane un po' anziano, è un cane molto furbo e decide di mettersi in cammino per cercare il suo amico Nico. Dopo tanto camminare, Fulmine raggiunge la casa di un vicino che lo vede e gli dice: «Ti conosco, sei Fulmine, il cane di Nico. Vieni, vieni, devo darti un messaggio da portare. Ci vuoi aiutare a liberare l'Italia?». E così infila dentro il fazzoletto che Fulmine porta al collo, quello che gli ha regalato Nico, un piccolo pezzetto di carta con un messaggio scritto. Così Fulmine inizia il suo viaggio e arriva vicino a un ponte. Sta per attraversarlo quando una ragazza lo ferma, lo riconosce e gli dice: «Fermo, sei Fulmine, vero? Sei il cane di Nico? Non attraversare! Sul ponte c'è una bomba! Un nostro valoroso compagno partigiano ha messo questa bomba sul ponte per farlo saltare, perché i nemici, i soldati che stanno arrivando a conquistare il nostro paese, devono passare di qui e noi vogliamo bloccare la strada». Poco dopo si sente un forte botto e il ponte salta per aria. A questo punto Fulmine si tira indietro spaventato, ma vede in mezzo alle macerie del ponte un fazzoletto rosso che spunta. Il cuore comincia a battergli forte. Sarà Nico? Sarà il suo amico? C'era un giovane che ha minato il ponte per fermare i nazisti. Potrebbe essere lui. Allora Fulmine corre e arriva alle macerie del ponte. E grazie al suo nasone e al fiuto da cane esperto, scava dentro le macerie e si accorge che quello che sente non è l'odore di Nico, che non è il suo amico. È triste, sì, perché un giovane partigiano si è sacrificato per la libertà del suo paese, ma lui deve continuare il suo viaggio alla ricerca del suo amico Nico.
Durante il suo viaggio, Fulmine incontra tante persone che lo riconoscono dal suo mantello, dal suo pelo e anche dal fazzoletto rosso che Nico gli aveva legato al collo. Lo salutano e gli dicono: "Tu sei Fulmine, l'amico di Nico". Incontra anche Gina, l'amica partigiana. Fulmine è un cane coraggioso, vuole trovare il suo amico Nico e sa che per farlo dovrà aiutare i partigiani. Dovrà aiutarli perché devono bloccare l'arrivo dei nemici. Così Gina gli dice: "Vuoi fare da sentinella? Vuoi guardare se arrivano i nemici?" E Fulmine risponde: "Sì, io questo lavoro lo so fare molto bene, sono un cane, ho tanta esperienza", e si mette in cima a una montagnola e con il naso all'insù fiuta l'aria alla ricerca dei nemici. Gina gli dice: "Attento però, se vedi che si avvicina un alto signore con una folta barba nera, quello è il Barba, ma non è un vero partigiano, è una spia dei nazisti". "Ma a un tratto vedo qualcosa che si muove, c'è qualcuno, ha la barba, è dietro un masso. Ci scommetto che è il Barba, non ci piove, e per chiamare gli altri faccio chiasso". Lui, innervosito, fa cenno di star zitto e mi lancia qualche cosa da lontano, ma io sto fermo e abbaio fitto fitto. Lui si avvicina con un coltello in mano e mi colpisce. Guaisco di dolore e di paura e mentre penso: "Fulmine, resisti!", ritorna Gina e intanto che mi cura mi racconta la vittoria sui fascisti. Il pericolo è passato e sembra che i partigiani riescano in ogni città a respingere i nemici, che riescano a mandare via questi eserciti che portano la guerra. Però in mezzo a tutti questi partigiani e tutti questi combattenti che Fulmine incontra, anche giovanissimi, Nico non c'è. Allora decide di rimettersi in marcia. Corre, si ferma quando è stanco e dopo 3 giorni di cammino finalmente arriva su una strada. Non passano macchine, non ci sono tante persone, ma da lontano vede un ragazzo coi capelli scuri e un fazzoletto rosso legato al collo. E comincia a battergli forte il cuore. Sarà Nico, avrà trovato il suo amico, potrà portare il suo messaggio. Questo dovete raccontarlo voi. Ci dovete raccontare come va a finire questa bella avventura di Fulmine e di Nico con un disegno. Raccontateci se il messaggio è stato portato, se finalmente Nico e Fulmine si sono riabbracciati e se finalmente Fulmine è potuto tornare dalla sua fidanzata Lara nella piazza del paese. Vi chiediamo di fare un bel disegno e di mandarci la fotografia via WhatsApp. Nel prossimo video tutti potranno vedere i vostri disegni e scopriremo insieme come è andata a finire questa bella avventura di Fulmine e del suo amico Nico.